Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Orco Verde. In questo video vi farò vedere un metodo urgente per duplicare le auto da soli. Il procedimento ragazzi è da solo, solamente che il vostro amico dovrà essere in un'altra sessione privata e dovrà rimanere nelle impostazioni di un'attività qualsiasi con la sala d'attesa chiusa. Non dovrà fare niente il vostro amico, però il procedimento ragazzi è completamente al 100% da soli. Voi ragazzi dovete duplicare la vostra auto da soli. Funziona come l'altro metodo, dovete avere due garage. Il primo garage non importa sia pieno o vuoto, dovete solamente avere l'auto da duplicare, mentre il secondo garage dovrà essere pieno con almeno una car rebel all'interno del garage in modo che avrete il bypass. Quindi una volta che venderete l'auto non dovete aspettare i 45-48 minuti. Quindi cosa dovete fare? Dovete avere l'auto che volete duplicare nel primo garage e chiamarla con il meccanico in modo che ve la farete portare vicino a voi. Voi ragazzi dovete avere obbligatoriamente il secondo garage pieno, quindi il secondo garage dovrà essere pieno contenente almeno una car rebel. Quindi una car rebel equivale a un'auto che volete duplicare. Una volta che il meccanico vi ha consegnato l'auto che volete duplicare nel primo garage, dovete semplicemente suicidarvi, quindi facendo esplodere l'auto personale. Quindi dovete far esplodere il vostro veicolo che state duplicando e voi ragazzi nello stesso tempo dovete suicidarvi. Una volta che spawnerete dovete rubare un'auto di un civile, non importa sia ad alta sia a bassa sospensioni, e dovete semplicemente andare dove c'è il vostro secondo garage. Mi raccomando ragazzi, deve essere un'auto che si possa rilasciare nel garage, non super, altrimenti il glitch non uscirà. Non importa che appunto farete tutto in uno stesso passaggio, potete anche prima far esplodere l'auto e poi suicidarvi. Quindi se il glitch non esce subito, dovete semplicemente partire rubando un'auto di un civile e sbattere contro il garage, nel secondo garage. Non richiamare l'auto tramite l'assicurazione perché perderete solamente tempo perché il glitch esce lo stesso. Quindi una volta che rubate l'auto di un civile dovete andare contro il vostro secondo garage che deve essere pieno con almeno una car rebel all'interno. Vi dirà che il garage è pieno, quindi per lasciare il veicolo attuale nel garage devi rimuoverne un altro. In questa schermata subito velocemente dovete aprire il menu PS, andare dove c'è il party e semplicemente unitevi alla sessione del vostro amico che si trova all'interno dell'attività, che si è detto invece missione eccetera eccetera. Una volta fatto ciò vi farà il caricamento in free mode, quindi voi dovete di nuovo accelerare con R2 in modo che di nuovo vi compare il garage pieno e per rilasciare il veicolo dovete rimuoverne un altro. Voi a questo punto dovete confermare con X, vi comparirà l'altra schermata, quindi di volervi anche unire al vostro amico, e voi le confermate tutte e due con X. Una volta fatto ciò vi caricherà, attenzione, la sessione a cui state provando a partecipare è piena, voi premete X rapidamente e se glitch è uscito correttamente spawnerete all'interno nella sessione in cui stavate facendo glitch privata davanti al vostro secondo garage. Una volta fatto ciò dovete aprire il telefono, chiamare le assicurazioni e farvi consegnare al deposito dove c'è il parcheggio delle auto assicurate la vostra auto che state duplicando, che avete distrutto all'inizio glitch. Una volta fatto ciò, per farvela venire più vicina senza andarla a prendere perché il glitch non uscirà e neanche tramite meccanico o dal menu interazione, voi dovete entrare in un cerchio azzurro di qualsiasi attività, entrare nel menu delle impostazioni di quell'attività e subito premere cerchio X per abbandonarla. Una volta fatto ciò dovete salire sul vostro veicolo personale e che sarà vicino a voi e dovrete entrare nel vostro secondo garage senza premere X. Non dovete confermare con X perché vi farà entrare automaticamente. Una volta fatto ciò la dovrete sostituire con una car rebel e una volta fatto ciò dovete semplicemente abbandonare il garage. Quindi dovete uscire dal garage. Noterete che ci sarà il segnalino dell'auto invisibile che state duplicando. Voi dovete salirci sopra e dovete fare un po' di casino in modo che venga la polizia. Dovete attirare l'attenzione degli sbirri e farvi ammazzare appunto dalla polizia. Così che appunto una volta che la polizia vi ha ucciso, vi ha sequestrato l'auto, dovete essere sicuri al 100% che l'auto è stata sequestrata perché altrimenti il glitch non uscirà. Quindi una volta che l'auto vostra che state duplicando è stata sequestrata dalla polizia, praticamente dovete andarla a recuperare, quindi dovete avere 200 dollari, quindi poco e nulla, per pagarle appunto l'assicurazione della,
del veicolo per appunto ritirarla dalla polizia, dal deposito dove la tiene la polizia. Quindi, una volta che voi avrete pagato quei $200 miseri, e quindi dovrete portare l'auto che avete duplicato, perché questa sarebbe l'auto duplicata, all'interno nel primo garage. Quindi ragazzi, una volta che l'avete consegnata al primo garage, se è pieno ragazzi il primo garage, la dovete sostituire con una Carrier Rebel, praticamente non avete problemi. Se invece il primo garage non è pieno, glitch c'è lo stesso, ma dovrete fare un passaggio in più, sempre facile e veloce da fare, dovrete semplicemente o uscire dal garage e rientrare, o semplicemente spostare di posto nel garage l'auto che avete duplicato, altrimenti non vi farà accederci. Quindi una volta fatto ciò, avete duplicato l'auto e potete ricontinuare a fare questo metodo, ripartendo da dove dovete far esplodere l'auto e poi suicidarvi. Quindi ragazzi, io spero che anche questo metodo la Soli vi sia piaciuto. Mi raccomando ragazzi, lasciate tantissimi like, perché ultimamente sto facendo una marea di video e non ce la faccio più, in un certo senso, perché credetemi, fare video così non è mai semplice. Lasciate tantissimi like, un commento, iscrivetevi al canale se volete, passate nella mia crew Darkuva, le troverete link in descrizione per giocare insieme. Inoltre, se volete aggiungermi i miei video online PS4 e Orcuverde, sempre scritto in descrizione. E da Orcuverde è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, bella!